Dunque, allora iniziamo andando a creare la griglia. Quindi, che griglia vogliamo creare? Abbiamo detto vogliamo una griglia con due tipi di, con due strati. Quindi andiamo in Richard Mesh Gen Input. Vogliamo due strati e mettiamo la parametrizzazione di Van Gennupten. Per esempio, clay sand, no ponding. Quindi apriamo questo. Perché apro un file che già esiste? Per essere sicura che l'impostazione è corretta ed è uguale a quella che vuole il programma. Allora, in questo file noi abbiamo un layer, il primo layer è clay, quindi il primo layer è argilla. Infatti vedete che qui la conducibilità è più piccola rispetto al secondo layer in cui è appunto sabbia e vedete che la conducibilità è più grande. Quindi per esempio potremmo pensare di invertirli, quindi fare il primo strato mettere la sabbia e nel secondo mettere l'argilla. Quindi dobbiamo andare a modificare manualmente questi file. Allora io per comodità mi riporto sopra questo, che è quello che abbiamo detto della sabbia, e iniziamo. Il tipo L, etano non può essere meno 2, ma è 0. Dopodiché, quanti strati consideriamo, quanti strati, scusami, quanti volumi di controllo consideriamo 20. La suzione, consideriamo una condizione idrostatica, quindi considerando una profondità di, facciamo 6 metri, quindi facciamo una colonna di suolo di 6 metri, quindi avremo una suzione di meno 6. E poi abbiamo θS, θR, KS, i due valori di stereotipità, N, alfa ed T. Quindi la sabbia è andata. Mettiamo poi quello dell'argilla. Ok. Qui deve essere meno 3. Mettiamo sempre 20 volumi di controllo. Come valore di suzione mettiamo meno 9,9 perché non abbiamo valore e stiamo considerando un andamento idrostatico. Poi abbiamo il valore del θS, vedete più grande, poi il θR, conducibilità e quant'altro. Questo è l'ultimo layer in cui quindi devo mettere meno 6 perché stiamo facendo una colonna con profondità meno 6, suzione al fondo 0, tutti meno 9,9. Quindi facciamo un file salva come. E lo chiamiamo Sand Clay. Sand Clay. Metto 22 per ricordarmi che è quello di oggi. Quindi Sand Clay 22. Non all types, ma non trovo il common separated value. Vabbè. Quindi metto semplicemente punto CSV. Salva. Chiudiamo e vediamo come si è salvato. Ok, send clay 22. Ok. Quindi abbiamo il nostro file CSV della griglia. Qualcuno mi sta seguendo? Sì, io sto facendo la stessa cosa che fa lei. Io Ok, ci sono anche. posso andare col notebook o aspetto un attimo? Perché dopo che abbiamo creato il file CSV, dobbiamo creare la griglia col notebook. Quindi, dobbiamo aprire il notebook, abbiamo scelto Van Gennupten, quindi Richard Mesh Gen Van Gennupten.
Allora, le due prime celle sono di librerie. Allora, folder path è sempre quello. L'input file, l'ho chiamato send play. VG. Dopodiché l'output file io lo chiamo sempre nello stesso modo, ma voi potete chiamarlo come volete, come preferite. Ok, non three, ma siamo due layer. Dopodiché nel summary io per comodità metto sempre le linee della griglia, quindi me le copio e le incollo esattamente qui. Ok, la data di oggi, quindi questa parte l'ho modificata. Quindi facciamo il run. Dopodiché, allora, la condizione iniziale dell'assunzione, abbiamo scelto idrostatica, quindi qui lascio idrostatica. Queste sono alcune impostazioni per i grafici. Leggiamo il nostro file, vediamo se tutto è corretto. Quindi abbiamo 0-3-6, l'assunzione va a meno 6 e qui diventa 0, quindi sembrerebbe tutto corretto. Allora, procediamo. Vediamo la mesh. Vedete, la mesh non è fittissima. Anzi, non è fitta per niente. Forse è meglio dire. Però va bene per questa esercitazione, cioè per questo esempio che vi sto facendo vedere. Andiamo avanti. Quindi condizioni iniziali, le vediamo, sono idrostatiche, tutto corretto, carico idraulico ovviamente nullo e ovviamente costante, perché siamo in una condizione idrostatica. Vediamo i parametri. Allora, vediamo il θ S. Abbiamo detto che prima sopra abbiamo la sabbia e sotto l'argilla, quindi è giusto. Teta R, stessa cosa, conducibilità ovviamente sono opposti, cioè la conducibilità della sabbia è maggiore dell'argilla. Finito ciò, salviamo la griglia. Write. Writing success, quindi l'ha salvata in data grid.net.cdf, send clay 22 vg. Quindi la griglia è stata creata. Ci siete? Ci siamo. Ok. Quindi, creata la griglia, possiamo andare alla simulazione. Quindi, apriamo la console di OMS e pensiamo prima di tutto alle condizioni iniziali. Scusatemi, non alle condizioni iniziali, alle condizioni al contorno. Che dati vogliamo mettere come condizione al contorno, alla superficie e al bottom? Allora, considerando che potremmo fare una simulazione in cui abbiamo una precipitazione nulla, vediamo, decidete voi, facciamo una simulazione in cui abbiamo precipitazione nulla e una in cui abbiamo la precipitazione e vediamo la differenza, o facciamo invece una simulazione in cui abbiamo come questa appunto sabbia, argilla e poi cambiamo argilla e sabbia. Perché solo una prova possiamo fare col tempo che ci rimane. A me sinceramente ispirerebbe la prima scelta, Ok, quindi quella con la piove o non piove? precipitazione.
Dopo, ovviamente, se i miei colleghi hanno altri pareri. Gli altri sono vivi o c'è solo Daniele De Preto che è stato mandato avanti da tutti gli Daniele altri? Daniele è l'ambasciatore. No, ambasciatore di niente. No, sto scherzando. No, è importante che qualcuno mi segua, perché altrimenti, cioè, ma più che altro per voi. Io... No, vivi, stiamo bene. Va bene, allora ne facciamo una che piove e una che non piove. Allora, iniziamo quella che non piove, però ricordiamoci che le date devono esistere dentro questi file. Quindi, andiamo nella cartella delle time series. Utilizziamo quella che avevo fatto come threshold 0. Allora, la serie temporale è oraria, inizia nel gennaio del 2000, quindi ovviamente un'altra cosa che, come avete potuto vedere poco fa, cioè se la serie temporale inizia il 1 gennaio, ma voi volete partire dal 25 gennaio, dal 18 gennaio, potete benissimo mettere qui 18, cioè non è nessuno divieto. L'importante è che la data è dentro la serie temporale, questa è l'unica condizione. La data e l'ora, questo è un altro parametro. Dopodiché ci fermiamo al 2001. Sì, è 1 gennaio del 2001, sempre 00. Quindi giusto 2001, 01, 01. Ok, time step 60, ed è giusto. Nelle componenti non dobbiamo toccare nulla. Allora, parametri, iniziamo. La griglia. Come si chiamava la nostra griglia? Si chiamava sand clay 22 underscore vg. Però, siccome meglio esserne sempre sicuri, GridNet, Sand Clay 22 pitch. Ok. Poi, cosa abbiamo scelto? Wangenhoekten. Facciamo intanto una simulazione proprio base, quindi non vogliamo vedere l'effetto della temperatura. Quindi cancelliamo Bachmann. Quindi, Wangenhoekten. Anche qui, ovviamente, Wangenhoekten. Qui no temperature, per esempio potremmo anche fare stesse condizioni con invece il modello di Ronan è una temperatura invece di 20 gradi del suolo potremmo fare di 40 gradi per esempio o di 10 gradi, vedere che succede. Comunque per ora facciamo questa, questi non li tocchiamo, top Neumann giusto, al bottom. Allora, al bottom che cosa vogliamo mettere? Vogliamo che ci sia un free drainage o vogliamo che ci sia un flusso nullo, quindi non può uscire nulla? Cosa dite? Free drainage. Ok, quindi bottom free drainage. Ok, come valore di conducibilità io metterei sempre massimo, tolleranza questa va più che bene, time step ok, time delta. Allora, time delta, in base al ragionamento che abbiamo fatto stamattina, io lascerei 1800, perché così la soluzione viene fatta ogni mezz'ora, però poi ne vediamo, come sappiamo, la soluzione oraria. Allora, stringa del time series. La nostra time series stiamo considerando che non piove, quindi questo si deve chiamare threshold 0 in superficie. Quindi threshold 0 in superficie, threshold 0 al fondo. Come la chiamiamo? Io la chiamerei Richards 22 e basta.
Così l'altra poi, che piove mettiamo Richards 22, Brecch per esempio. Poi, sperando che non ho altre, sì, vabbè, casomai la sovrascrive. Ah, una cosa, se non cambiate il nome, la simulazione viene sovrascritta. Ricordatevelo perché, dico, nel caso in cui modificate tutto, stiamo perdendo 5 minuti, 10 minuti a modificare tutto e poi non cambiate il nome del file, diciamo che perdete quello che avete fatto prima, più che altro. Quindi ricordatevelo. Allora, poi, descrizione. Prova simulazione. Prova simulazione del 22, mettiamo senza precipitazione. Per esempio, grid si chiama sand clay 22 underscore vg. Top Brecch all 0, al bottom abbiamo il free drainage con Brecch all 0 e il delta T è di 1800 secondi. Ok, connessione abbiamo detto che non la dobbiamo toccare, quindi salviamo e facciamo il run. Se tutto... Perfetto, errore. Iniziamo. Allora, cosa ci dice? È lo stesso errore che dava anche a me prima, quello ancora prima, la prima ora. Questo è, sono i problemi della diretta. Esatto. Ma ci sta. Allora. Avete tutti lo stesso problema? Sì, uguale. Uguale. Sì, anche da prima. Sì, il problem solving così in queste condizioni è molto difficile. Mm. Che non venga, come dire, un colpo di... Di genio. Genio, esatto. Per cui quello che suggerisco è, se c'è questo problema, di lasciarlo lì e casomai di vederlo più... Poi Concetta se lo rivede e vi dà la soluzione la prossima volta. Perché o si è già visto questo problema e lo si è già risolto, oppure non salta in mente che cosa possa essere. Perché bisogna rifare tutti i cambiamenti e... uno alla volta e andare a capire che cosa è stato che ha cambiato. Allora, voglio fare una prova velocissima mettendo una griglia che ho già, perché l'unico problema può essere la griglia. Secondo me uno dei problemi è la griglia. Io l'ho fatto con una griglia, una di quelle che ti ho già dato, perché non avevo fatto il tempo a preparare quella... E funziona, vero? Lo stesso identico errore, esatto. Ah no, lo stesso identico errore, ok. No, esatto. Va bene, ragazzi, mi dispiace, non riesco a capire qual è il problema, quindi appena...
vi farò sapere quale può essere il problema. Allora, intanto, quello che vi potrei fare vedere sono due simulazioni che ho fatto io ieri, che volevo fare con voi oggi, però non capisco perché c'è questo problema. Quindi potrei farvi vedere i risultati con le griglie invertite. Io ieri ho fatto una prova, come vedete dalle griglie qui, grid test 22, grid test 22 inverse. Vi faccio vedere le griglie. Allora, questa è la grid test 22. Scusi, Concetta? Sì, Daniele. Penso di aver risolto. Ah. Cioè, quando abbiamo messo il top boundary condition, non legge pre-chore zero. Io ho provato a mettere pre-out e funziona. Ah, forse l'underscore non legge. Ma no. Ma l'underscore lo deve leggere. E io ho provato a mettere una serie così presa a caso e funziona. Alla fine è l'unica cosa che abbiamo cambiato praticamente. Concetta, prova anche tu a cambiare prezzo al zero. Sì, no, stavo guardando prima la serie temporale che apparentemente sembra perfetta. Però sì, metto prezzo out, vediamo. Qui avevo cambiato, sì, avevo cambiato il nome della griglia, quindi un attimo che metto il nome della griglia che abbiamo creato noi. Send play 22. Sì. Quindi è un problema con le precipitazioni. Se è un problema con quel zero. Vabbè, andremo a verificare. Cioè, in teoria, per tutti i programmi bisognerebbe avere, come dire, dei pre-programmi che vanno a fare un parsing, si dice, dei file di input e dicono, questo file di input è corrotto perché non va bene per questo motivo. I programmi commerciali queste cose ce li hanno, ma ovviamente, non so, la Microsoft ha 100.000 programmatori per fare queste cose. E quindi okay. Nei programmi di natura scientifica spesso questi controlli non ci sono. Ok, allora, la nostra simulazione è stata scritta in Richards 22, quindi andiamo a visualizzarla. Fare una domanda? Sì. Sento. Dimmi, sì, ti sento. Daniele, io ti sento, tu mi senti? Non so chi era che aveva la domanda. A me era spuntato un Daniele, no. Sono io, però non riesco a sentire. Non riesci a sentire? Adesso si sente? Sì, noi ti sentiamo. Ok, allora adesso sento anch'io. Ok. Nel notebook, cioè nell'OMS, sì. Dove abbiamo cambiato pre-chore 0 con pre-out. Sì. Nelle boundary condition. Dobbiamo anche cambiare il nome dove abbiamo da inserire la descrizione della simulazione in fondo? Beh, certo che sì. Sì, giusto, perché io qua avevo messo senza precipitazione. Sì, hai ragione. Okay. Quindi qui metto con precipitazione e qui poi metto che al top è pre-out. Ok. La faccio riandare, tanto si sovrascrive. Scusi, ma dov'è che la salva?
cosa? Dove la salva? Allora, la salva dentro la cartella OMS Project Output. E qui abbiamo Richards 22. Ne avevo fatta anche un'altra ieri con e senza l'effetto della temperatura. Per farvi... Ho fatto una prova per oggi. Una cosa banale. Su questo notebook c'è scritto simulation. Invece che simulation. Come l'abbiamo scritto nella prima versione, ce lo stiamo portando avanti su tutte le simulazioni, questo simulation, quindi è anche negli esami degli studenti dello scorso anno, il 95% aveva simulation scritto. Quindi queste cose, vabbè, adesso è simulation. Ok, quindi, allora, ci siamo. Il nostro CSV è... Send play 22 underscore VG time series breakout. Il nome è Richards 22. Ok. Quindi io in genere modifico le varie celle e poi faccio il run, ma dico ognuno fa come preferisce. Ok, send clay 22 VG, ok, precipitazione e breakout, ok, plottiamo i risultati, consideriamo quattro soluzioni. Ma vediamo, consideriamone altre. Questo è luglio. No, io invece vorrei vedere le soluzioni prima, quando piove tanto. Quindi. Vediamo. Gennaio, quindi 01. Vediamo, tanto qua vediamo 01. Quindi la prima sarà 01. Poi vediamo intorno al 25, mi va bene. Allora, a luna di notte va bene. Poi ne aggiungiamo un'altra. E mettiamo per esempio... Mettiamo febbraio. Ok. Quindi abbiamo 1 gennaio, 25 gennaio, 25 febbraio, aprile, luglio e dicembre. Ok. Ok. Allora iniziamo. Condizioni iniziali. Ok. Suzione. Wow. Visualizzate anche voi i grafici? Sì, uguale. Ok, perfetto. Allora, cosa vediamo qua? Allora, la 0101, quindi il nero, è la condizione iniziale, sì, siamo nell'idrostatica. Dopodiché vediamo che il terreno, vediamo anche dal carico idraulico quello che succede, e poi dal contenuto d'acqua, ecco. Quindi vedete che si va saturando. Vedete che le curve si spostano, quindi si va saturando. Mentre l'argilla, di sotto cosa avevamo? L'argilla, che invece, diciamo nella parte a contatto con la sabbia, si satura. Mentre al di sotto si desatura. Perché? Perché abbiamo messo la free drainage, se vi ricordate. Quindi sopra ha un po' l'effetto dell'infiltrazione dell'acqua, ma sotto invece abbiamo che l'acqua si perde con la free drainage. Quindi vedete un po' qui questo andamento particolare. Vediamo le velocità.
Ovviamente nell'argilla ci sta che le velocità sono molto più piccole. Invece nella sabbia sopra abbiamo una grande variazione. Poi abbiamo celerità, cinematic ratio. Con questi plot, allora invece di vedere la soluzione al 30 di gennaio che non cambia nulla, io vorrei vedere una soluzione più particolare, per esempio questa verde, il primo aprile. Vediamo il primo aprile. Quindi 04-01. Ok. Quindi qua vediamo nella sezione come varia. Avevamo la variazione. Diciamo che visualizzare i grafici al variare del tempo è molto più istruttivo anche, perché si vede un po' cosa succede al processo proprio di infiltrazione. Insomma, questo quindi è quello che succede con la pioggia. Io ora voglio riuscire a farvene vedere uno senza pioggia. È una cosa che potremmo fare molto proprio alla, come si suol dire, femminino, è prendere il file di pioggia che funziona e cambiarcelo. Quindi, mi prendo la time series spreadsheet, mi faccio una copia. E la chiamo tutti zero, perché ho un sacco di all zero, quindi la chiamo tutti zero. Ok, dopodiché mi seleziono la colonna di destra, cancello e scrivo zero. Ok. Vediamo se funziona così, almeno per farvela vedere. Dunque, vado in MS, quindi lasciamo FreeDynamics, lasciamo tutto per com'è. Dobbiamo solo cambiare il file CSV. Sì, perché lasciamo tutto per com'è. File CSV che si chiama tutti zero. Non lo so se funziona, sto provando insieme a voi. Tutti zero, prova simulazione, qui mettiamo senza, con questo che è tutti zero, e ovviamente cambiamo il nome, stavo commettendo l'errore che vi avevo detto di non fare, e Richards 22, no breccio lo chiamiamo. Gira, ti prego gira, gira. Ok, quindi è un problema di quella della formattazione di quel file. Quindi se è un problema del notebook lo correggo e ve lo rimando. Intanto vi faccio vedere cosa succede senza pioggia. Ora, una domanda, cosa vi aspettate che succede se non piove? Dato che avete visto cosa succede quando piove anche. Considerate sempre che c'è il free drainage. Quindi, cosa vi aspettate? Anche al variare del tempo. Suggerimento troppo... Lo so, prof, però io dovevo dire che ci avevo lasciato il free drainage, altrimenti... Dopo un po' non c'è più acqua se c'è il free drainage. Ok. Sì, però considera pure la struttura di suolo che abbiamo, considera che abbiamo un'argilla sotto. Quindi se avevamo una sabbia, allora sì, sicuramente al passare del tempo il free drainage avrebbe tolto molta più acqua. Però dato che abbiamo un'argilla, io mi aspetto che l'acqua che si toglie non sia tantissima. Cioè si toglierà, non è che dico che non si toglie, ma se avessimo fatto anche la simulazione con sotto la sabbia, avreste visto che con il free drainage si toglie ancora più acqua. Comunque. Allora, vediamo intanto questo come risultato.
Però sicuramente sopra vedrete che non ci saranno gradienti, perché non c'è infiltrazione. Quindi, c'è qualcuno che sta... Ma non riesco a capire chi è che parla. Ok, non parla più nessuno. Allora, quindi andiamo in nei grafici. Partiamo dall'inizio. Dall'inizio l'unica cosa che dobbiamo modificare, beh, la precipitazione è tutti zero, il file CSV è lo stesso, qua gli mettiamo tutti zero, anche se non so che senso a vederlo, però con me. Questo si chiama, vabbè, ora lo vediamo. Run. Ovviamente, quindi no preach, eccolo, no preach, importiamo, plot dei risultati, lasciamo gli stessi time step, condizioni iniziali ovviamente sono le stesse, guardatevi com'era prima la water suction. Guardate com'è ora. Vedete che sopra non succede quasi niente. E stiamo parlando di un anno di simulazione. Mentre sotto, ovviamente per il free drainage, sì, l'acqua se ne va, ma se avessimo avuto una sabbia, mi aspetto una curva rossa molto più spostata verso sinistra. Vediamo il carico idraulico, anche qua. Vedete quello che succede? Contenuto d'acqua. Velocità. Ovviamente le velocità per capillarità sono quasi costanti, mentre quelle per gravità variano. E questa è la simulazione senza pioggia. Ci siamo riusciti a farvela vedere. Avete problemi, dubbi, volete dire qualcosa?